Volti nuovi, qualche figlio d'arte e più presenza femminile per il nuovo Consiglio Comunale di Salerno. La prima riunione ha visto nel Salone dei Marmi tanti esordienti alla loro prima esperienza politica e qualche ritorno. Volti nuovi soprattutto tra i banchi della maggioranza, anche ovviamente per una presenza numerica ben più consistente rispetto alle opposizioni. Emozionati, desiderosi di far bene, tra i nuovi consiglieri comunali Eugenio Stabile dei Progressisti per Salerno e Fabio Polverino di Salerno per i Giovani, eletti soltanto grazie al riconteggio delle schede, o ancora quelli già entrati in prima battuta o con la nomina degli assessori come Antonio Fiore, Sara Petrone, Veronica Mondanì, Antonio Carbonaro ed altri. Sono alla mia prima esperienza, emozionata e spero di portare un po' di rinnovamento nel mio piccolo, di ascoltare i cittadini che mi hanno sostenuta, mi hanno votata e in gran parte diciamo di rendere la città ancora più vivibile, di mettere in risalto quelli che sono i valori di questa città che ha molte potenzialità. Il nostro contributo sicuramente è in linea con quella che è il programma dell'amministrazione comunale, sicuramente daremo anche il nostro, diciamo, le nostre idee su quello che sono il turismo, lo sviluppo della città, il lavoro, un po' tutti questi argomenti che insomma sono sicuramente importanti per la città. È un'emozione legata alla responsabilità che abbiamo tutti, oggi più che mai in un momento veramente difficile in generale per la nazione. Salerno in una congiuntura positiva e il mio impegno personale è quello per la comunità, insomma, quindi con la voglia di fare e a piccoli passi di cambiare tutto quello che questa comunità non va. E ci sono delle cose su cui lavorare sicuramente.